Dopo la morte del fratello di Dayane, Lucas, cambia il dress code del grande fratello VIP. La morte del fratello di Dayane sconvolge il grande fratello VIP e cambia persino il dress code imposto per la serata di venerdì, quando il reality show tornerà in prima serata sul canale 5. Alfonso Signorini e la produzione avrebbero fatto una precisa richiesta ai vipponi eliminati che solitamente popolano lo studio televisivo di Cinecittà. Tutto dovranno indossare abiti neri. Riccardo Signoretti svela tutti sui social. Il giornalista, nelle sue Instagram stories, rivela la richiesta del grande fratello VIP al ex concorrente in studio. Domani sera tutti vestiti di nero per il lutto di Dayane Mello. Non specifica però se anche Signorini e i due opinionisti Pupo e Antonella Elia seguiranno la stessa indicazione per il dress code, come pure il concorrente in gioco nella casa, Dayane, su tutti, prima finalista del gioco, ora distrutta dalla scomparsa dell'adorato fratello e che ha deciso di rimanere al reality perché comunque impossibilitata a tornare in Brasile causa pandemia per stare vicino alla sua famiglia. La morte di Lucas pesa come un mazzigno nell'animo di tutti i partecipanti che hanno pure espresso la volontà di abbandonare il grande fratello VIP lunedì prossimo, assì prima nell'ultima puntata programma per il 1° marzo. Intanto dal Brasile arrivano ulteriori dettagli sull'incidente in cui Lucas ha perso la vita. Secondo le informazioni della Polizia Stradale Federale, avvenuto intorno di martedì 2 febbraio. L'auto su cui si trova Lucas avrebbe invaso la corsia opposta e si sarebbe schiantata nella parte anteriore con un camion sull'autostrada che collega Londras a Rio de Sul. Lucas sarebbe morto sul colpo. Sarebbe stato solo alla guida del veicolo, anche se Lamello, nel racconto, l'ha caduto agli altri inquilini, aveva rivelato che con lui c'era anche una ragazza rimasta in vita dopo la schianto. Il camionista non ha riportato ferite e non è risultato sotto l'effetto dell'alcol al test con l'etilometro. L'autostrada dopo l'incidente è rimasta chiusa per ben 3 ore, dato che il camion ostruiva il passeggio. La macchina si è sbricolata per la forza pazzesca dell'urto.